Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con gli Smart Events di EUNews. Oggi il tema sarà il Recovery Fund, che è la questione che ci sta occupando ormai da molti mesi e ancora per molto tempo lo farà. E il tema che ci poniamo oggi è come garantire l'armonizzazione e l'interconnessione dei piani nazionali. Diamo una visione che esce un po' dal nostro paese e cerca di dare un quadro un po' più integrato a livello europeo di questo enorme sforzo che l'Unione sta facendo per aiutare i paesi sì a riprendersi dalla tragedia della pandemia, che è stata anche un danno economico gigantesco, soprattutto per alcuni, ma che è anche l'occasione che la Commissione vuole utilizzare per un rilancio più complessivo dell'economia europea. Ne parleremo con quattro ospiti di alto livello, che sono Anna Bonfrisco, parlamentare europea, membro della Commissione Budget, Antonia Capparelli, consigliere economica della rappresentanza della Commissione europea in Italia ed è componente della task force proprio sul recovery, con Piero De Luca, che è un deputato del PD ed è membro della Commissione Politiche dell'Unione Europea, e Laura Piovesan, direttore per l'innovazione e la competitività della BEI, che è come sapete la Banca Europea per gli Investimenti, che ha un grosso ruolo, che ha sempre avuto, ma adesso diventa ancora maggiore, in questo nuovo piano. Quindi, do il mio benvenuto a tutti i nostri ospiti, che vorrei però poter vedere, se possibile, perché adesso abbiamo un'inquadratura e vedo soltanto me. Eccoli qua. Allora, eccoli qua, tutti i nostri ospiti, così come li vedo io, li vedono anche tutti i nostri telespettatori, computer spettatori, non so come chiamarli adesso. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, voi ospiti. La questione è questa: come ottimizzare questo Next Generation EU a livello di integrazione europea. La prima persona che vorrei ascoltare è Antonia Capparelli, della Commissione Europea a Roma, che ci spieghi un po' il quadro complessivo delle indicazioni che dà la Commissione e di quello che si aspetta, perché a livello internazionale ci sarà moltissimo, perché il recovery chiede di investire sul digitale, sull'ambiente, sulle riforme. Alcuni di questi temi non possono più essere temi esclusivamente nazionali. Quindi ecco, prego, un attimo, prima che parli Antonia Capparelli vorrei lanciare il nostro tradizionale sondaggio, la nostra prima domanda di sondaggio per i nostri ascoltatori. Se può essere lanciato, arriva? Va bene, allora facciamo prima, per non lasciare i vuoti, iniziamo subito con Antonia Capparelli, prego. Buon pomeriggio a tutti, grazie agli amici di Euronews per questo invito e soprattutto per la scelta di dare questa angolazione al dibattito di oggi, perché è vero che di Next Generation EU e di piani per la ripresa si parla moltissimo, fin troppo direi, ma è tutt'altro che frequente l'associazione tra recovery plan e mercato interno, come appunto recita il titolo di questo incontro. Ed è un nesso veramente molto importante, direi di importanza vitale per il futuro dell'Unione Europea. Molti hanno paragonato, incluso il neo presidente del Consiglio Mario Draghi, hanno paragonato la sfida che abbiamo davanti a quella della ricostruzione post bellica.
Naturalmente il contesto è diverso, ma il paragone è tutt'altro che fuori luogo, e questo per tre ragioni. La prima è che, come nel dopoguerra, dovremo affrontare un grande programma di riconversione produttiva, con al centro la transizione verde e quella digitale. La seconda ragione è che, come nel dopoguerra, ci sono dei fondi, diciamo, tra virgolette, esterne, questa volta sono europei, allora erano statunitensi, ma non a caso la Presidente della Commissione ha parlato del nostro piano Marshall. E la terza ragione è quella veramente che forse c'entra di più il tema di oggi, c'entra di più col tema di oggi, cioè che il successo di questa sfida dipenderà fortissimo, molto, dalla capacità di accelerare in maniera inedita, direi, l'integrazione e l'approfondimento del mercato interno. Allora, su questi tre aspetti mi soffermerò brevemente. Primo, riconversione produttiva. Da alcuni anni ormai la Commissione parla di un ambizioso progetto di sostenibilità competitiva per l'Europa, perché l'Europa ha perso terreno soprattutto sul piano del digitale, ma anche sul piano del gap di investimenti rispetto ad altre economie emergenti. E per quello si è posta l'obiettivo di riporre l'economia europea sulla linea di frontiera delle tecnologie, soprattutto digitali e ambientali. Perché queste? Perché queste sono, come direbbero gli storici dell'economia, le industrie trainanti dello sviluppo economico in questa fase. Così, ora a livello di Europa si usa più il termine enabling technologies, cioè le tecnologie che sono indispensabili per una crescita, uno sviluppo economico diffuso e duraturo. E in linea con questa visione la Commissione si è data degli obiettivi altrettanto ambiziosi, cioè quello della neutralità climatica entro il 2050 e quella della formazione di un vero mercato interno digitale, obiettivi da sostenere con strumenti legislativi e finanziari. E veniamo dunque al secondo punto, strumenti finanziari, Next Generation EU. Non c'è dubbio che questo rappresenta una pietra miliare nella storia della costruzione europea, che ha richiesto, come è noto, il superamento di tanti tabù che per molto tempo sembravano inviolabili. Abbiamo un poderoso intervento anticiclico per fronteggiare la recessione, che è finanziato con emissione di debito europeo, di debito comune europeo, ha una forte componente redistributiva e sarà ripagato in oltre 30 anni con nuove risorse proprie dell'Europa. Tutti questi sono grandi cambiamenti epocali, direi, della storia della costruzione europea. Ma soprattutto si tratta di uno strumento disegnato per realizzare gli obiettivi che l'Unione si è data, con il vincolo di destinare il 37% degli investimenti alla transizione verde e il 20% a quella digitale. Ora, veniamo al terzo punto, l'esigenza vitale di una forte spinta verso l'approfondimento del mercato interno. A parte questi vincoli sul piano della transizione climatica e digitale di cui ho detto, i piani nazionali, secondo il regolamento che è stato appena pubblicato, perché approvato di recente nella versione finale dal Parlamento e dal Consiglio, il regolamento recita sei grandi obiettivi che ricordo brevemente, oltre appunto transizione verde e digitale: crescita, occupazione e coesione, salute e resilienza economica e sociale, coesione sociale e territoriale e politiche per le nuove generazioni. Sempre il regolamento, che è abbastanza prescrittivo, prevede che ci sia una combinazione di investimenti e riforme coerenti con le raccomandazioni che da tempo l'Europa rivolge ai paesi annualmente. Dunque si tratta di un meccanismo di coordinamento molto più stringente di quelli che hanno operato in passato e che appunto serviranno agli obiettivi comuni, in primis il rafforzamento del mercato interno. La Commissione è andata oltre in questa direzione, indicando le cosiddette iniziative faro, per le flagship si chiamano in gergo europeo, le iniziative che hanno un valore simbolico e cruciale per il futuro dell'Unione, invitando gli Stati membri a contribuire a queste iniziative nei loro piani nazionali. Ecco, se guardiamo al contenuto di queste sette flagship, che ora non analizzo in dettaglio, però sono un po' la bussola che deve orientare gli investimenti verso l'accelerazione del mercato interno e, aggiungerei, verso quella che è diventata una nuova
una nuova parola d'ordine all'interno nei circoli europei, ma che ormai è diventata di dominio comune, l'autonomia europea nei settori strategici. Mi limito a ricordare qui alcune, appunto non do tutti i dettagli perché rinvio poi, magari possiamo tornarci in seguito, però si parla di investimenti in tecnologie pulite e in energie rinnovabili, e soprattutto nell'esigenza di gettare le basi per i mercati europei dell'idrogeno rinnovabile. Si parla di investire nei sistemi di trasporto intelligenti e sostenibili, comprese stazioni di rifornimento elettrico e a idrogeno. Si parla di banda larga accessibile per tutti e una forte digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, muovendo verso l'identità digitale europea. Si parla di capacità industriali europee nel campo del cloud dei dati e della capacità di sviluppare processori potenti. Ecco, queste sono le linee guida, la bussola, come dicevo, che deve orientare gli investimenti dei paesi che credano davvero nell'accelerazione del mercato interno come un grande motore di questa nuova fase di ricostruzione. C'è anche una grande enfasi sui progetti transfrontalieri e multipaesi per consentire una maggiore integrazione delle catene del valore e di nuovo il rafforzamento del mercato interno. Ora, naturalmente il mercato interno è molto più delle flagship, perché costruire un mercato interno dell'energia, dei trasporti, del digitale richiede molti sforzi anche sul piano legislativo, e non meno importanti sono gli sforzi da compiere nel settore dei servizi finanziari, non meno importanti gli sforzi nel settore degli appalti pubblici. Insomma, il mercato interno è ancora una realtà che richiede molti sforzi collettivi. Senza contare che la pandemia ha significato un'altra forma, malauguratamente, ma era necessario, altra forma di frammentazione, con la sospensione delle politiche di aiuti di Stato in molti settori, quindi anche quella sarà un'opera di ricostruzione molto, molto importante. Vorrei, mi avvio alla conclusione dicendo che forse il più grande ostacolo però al mercato interno potrebbe essere una divergenza, l'approfondimento delle divergenze tra i paesi, ed è per questo che i piani nazionali la Commissione chiede che i piani nazionali rispondano alle raccomandazioni specifiche, cioè riescano ad affrontare gli squilibri strutturali che da sempre, che abbiamo visto operare soprattutto nel decennio scorso, ma anche in questa occasione, le asimmetrie di funzionamento dei paesi, e chiede che vengano affrontate seriamente le riforme cruciali che da tempo ci si attende a livello europeo. Chiudo qui tornando brevemente sul concetto di autonomia strategica dell'Europa, che è l'altra faccia della medaglia di un mercato interno che realmente funzioni. È un concetto che è entrato a far parte già da alcuni anni nel lessico dell'Unione Europea, i cambiamenti geopolitici, l'emergere della Cina, la chiusura a un certo punto degli Stati Uniti, che speriamo che cambi, la crisi del multilateralismo, avevano spinto in questa direzione. La crisi del Covid è stato un amaro ricordo della grande urgenza di questo obiettivo, facendoci toccare con mano i costi di una dipendenza in settori vitali come la produzione di dispositivi medici, di vaccini, ed è cronaca di questi giorni. Dobbiamo anche pensare che altre crisi, non necessariamente sanitarie, potrebbero rivelare le nostre fragilità, e quindi la necessità di essere molto più rapidi e più coesi e lungimiranti nella messa in comune e nell'utilizzo ottimale delle risorse, appunto. E grazie per l'attenzione, mi fermo qui. Grazie, andremo ad approfondire in un secondo giro. Adesso, come annunciato, la parola passa alla dottoressa Piovesan, che è appunto direttore innovazione e competitività della Banca Europea per gli investimenti, che ha un grande ruolo, perché dare soldi vuol dire anche indirizzare gli investimenti, indirizzare lo sviluppo, accompagnarlo, ma il ruolo della banca è sempre stato un ruolo anche di visione nel futuro, non soltanto di finanziare la riapertura di una piccola linea ferroviaria, ma di costruire un sistema che sia funzionale, e anche di affrontare la questione delle barriere agli investimenti, che alle volte è difficile realizzare. Ecco,
Come pensate voi di intervenire nel quadro che ci ha spiegato Cappelli e come di anche sostenere l'integrazione di progetti tra un paese e l'altro, che non è solo c'è la TAV, ma ci sono col digitale è come parlare automaticamente di un territorio più largo. Il green non è solo a livello nazionale, ovviamente. Prego, dottoressa. Grazie, grazie mille dell'invito e di questa introduzione. E ho ascoltato con molto interesse le parole della dottoressa Cappelli, perché effettivamente no, è indubbio che la pandemia che stiamo trasversando e questa crisi rappresentano una sfida significativa, ma anche un'opportunità per ricostruire meglio e più verde. Quindi per farlo ci vogliono gli investimenti, ma ci vuole anche un ecosistema che sia che sia favorevole, no? a questi investimenti. E quindi una trasformazione in grado a livello europeo efficace a rimuovere quelle che sono queste barriere di cui stavo parlando. Quindi a questo proprio serve il Recovery Fund. Ha parlato la dottoressa Cappelli degli obiettivi che sono la competitività economica, la crisi ha depresso le nostre economie e quindi c'è bisogno di investimenti in innovazione ed in particolar modo in digitalizzazione, la sostenibilità ambientale. Questo è un decennio critico per l'ambiente, quindi è cruciale che gli investimenti che facciamo ora, che siano pubblici o che siano privati, siano mirati da una transizione verde e da uno sviluppo che sia resiliente al clima. Ed infine, teniamo presente appunto che transizione ecologica e digitale non possono avvenire a spese della resilienza della nostra società. La pandemia non ha soltanto reso evidenti i divari sociali, li ha anche aggravati, colpendo in modo particolare le fasce più vulnerabili della popolazione, per cui il Recovery Fund deve sostenere una crescita che, oltre ad essere verde e digitale, deve essere anche inclusiva e mirare a ridurre il divario sociale tra regioni, tra fasce delle popolazioni, anche di genere, no? Quindi una serie di sfide, quindi una serie di opportunità e di obiettivi che questo Recovery Fund può essere utilizzato come strumento, ma anche una serie di sfide che ci pone questo Recovery Fund, perché abbiamo sentito che la allocazione dei fondi deve essere in linea con certi criteri di valutazione positiva e deve essere fatta entro tempi molto stretti. Quindi la necessità di presentare dei progetti fattibili, dei progetti di qualità e di farlo in tempi stretti. Anche importante la necessità di monitorare e rendicontare sui progetti, che è una cosa che la Banca Europea degli Investimenti, che finanzia numerosi progetti, ne segue l'implementazione e riporta sui risultati e sull'impatto di questi progetti. Inoltre c'è questa sfida dell'armonizzazione, armonizzazione sugli investimenti, ma anche sulle fonti finanziarie, perché i fondi del Recovery Fund sono significativi e sono anche, non dimentichiamo, fondi addizionali che vengono in più rispetto ai fondi europei, come i fondi strutturali, e anche in fondi agli investimenti, per esempio, della Banca Europea degli Investimenti, che, per cui l'Italia resta anche nel 2020 la prima beneficiaria di fondi della BEI in Europa. Nel 2020, ricordo, 12 miliardi di euro tra prestiti e garanzie da parte della banca, con un forte sostegno contro la crisi sanitaria e un impegno sempre maggiore verso l'azione climatica e gli investimenti green. Dunque, questo piano del recovery non deve essere visto soltanto come un'opportunità finanziaria, ma anche come un modo per attuare quelle riforme che ci permettono di crescere. Perché è chiaro, da un lato c'è la necessità di finanziamenti, disponibilità di finanziamenti, dall'altro questa è una condizione necessaria ma non sufficiente. E in BEI lo vediamo tutti i giorni nella nostra esperienza diretta nell'implementazione dei progetti e lo vediamo anche nel risultato delle nostre indagini sugli investimenti, in cui ci rivolgiamo ad imprese, ma anche a municipalità, per capire quali sono gli ostacoli che portano a posticipare, ridimensionare o sospendere gli investimenti a tempo indeterminato. E a mio parere li possiamo raggruppare in quattro aree chiavi. A
Allora, in primo luogo i mercati frammentati lungo i confini nazionali, quindi molto importante questa tematica di cui stiamo parlando di raggruppare il mercato interno, no? Di arrivare a una coerenza del mercato interno europeo. Un secondo ostacolo è la regolamentazione, che è spesso incerta e frammentata. Un terzo, il difficile coordinamento, tra i livelli, o i vari enti pubblici e la capacità dell'amministrazione pubblica. E ne aggiungerei anche un quarto, che è la disponibilità di lavoratori qualificati, quindi le skills, le capacità. Questo rimane un vincolo fondamentale per lo sviluppo e la crescita del settore privato. Parliamo in generale di skills, in particolare quelle digitali, ma questo problema non è limitato soltanto al settore privato. Competenze adeguate sono anche importanti nel settore pubblico per la pianificazione, l'attuazione e l'attuazione dei progetti di investimento. Riconoscere queste barriere ci può permettere di individuare possibili soluzioni per accelerare la risposta. Abbiamo parlato di tempistiche molto strette nel Recovery Fund e questo certo non è il momento di rallentare. Dobbiamo agire in modo coordinato e dobbiamo accelerare la risposta. È nel nostro interesse di muoverci veloce, ma questo però non deve andare a discapito della qualità del progetto né dell'implementazione di queste riforme, senza le quali anche dei progetti buoni rischiano di restare al palo. Ecco, grazie dell'attenzione e rimango in attesa di fare del dibattito che seguirà. Grazie. Grazie, grazie, ha fornito un bel po' di spunti interessanti. Vorrei coglierne qualcuno da passare subito all'onorevole De Luca, che prima ho dimenticato di dire, è il capogruppo del PD nella Commissione Affari Europei della Camera. Ecco, onorevole, lei ha una proiezione politica certamente internazionale, ma ha una, come tutti i parlamentari nazionali, una forte base territoriale nel suo paese e in particolare nel Mezzogiorno. E più volte sia la dottoressa Carparelli sia la dottoressa Piovesan hanno detto come questo grande progetto dell'Unione Europea deve puntare a una crescita inclusiva che favorisca la coesione, che sostenga le regioni. Ecco, il Mezzogiorno d'Italia è un pezzo di paese che ha bisogno di crescere un po' più in fretta, di recuperare alcuni ritardi che ha, e non sto qui a dire di chi siano le colpe, non voglio parlare di colpe, fotografiamo la situazione ad oggi e diciamo c'è molto da lavorare. Ecco, lei che è in commissione, tra le sue mani passa la gran parte di questi progetti e conosce la realtà del Mezzogiorno. Cosa possiamo chiedere? Cosa pensate di chiedere a questo Recovery Fund? Quali sono le necessità che lei porta e come vede un collegamento anche internazionale, anche perché il nostro Mezzogiorno ha anche questo problema, no? Di arrivare con le sue produzioni, le sue eccellenze, anche in molti casi, a esportarle. Quindi il tema del nostro evento è l'interoperabilità degli investimenti del recovery. Ecco, lei come la vede? Sì, allora la ringrazio per l'introduzione. In realtà sicuramente un forte radicamento territoriale, come è giusto che sia, anche un'esperienza decennale per la verità. Prima di iniziare questa avventura parlamentare in Europa, che ho lavorato come referendario per 10 anni alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con il giudice italiano, ero praticamente nell'edificio di fronte alla Banca Europea degli Investimenti. Quindi, insomma, eravamo a Lussemburgo fino a pochi anni fa, e ho avuto modo di seguire anche da lì, anche dal cuore dell'Europa, un po' le tematiche, le problematiche che sono state rappresentate in modo preciso, perfetto e puntuale da chi mi ha preceduto. Prima di arrivare al tema del Mezzogiorno, mi lasci riprendere un po' il filo di quello che stavo detto finora, perché è l'introduzione poi necessaria. Guarda, l'Europa ha una sfida enorme davanti a sé. Questa crisi, come stavo ricordando, è una crisi che tutti gli osservatori qualificano come crisi ovviamente simmetrica, perché è una crisi che ovviamente non parte da un paese in particolare,
una crisi ovviamente sanitaria, ma che sta producendo però degli effetti economici e sociali che sono asimmetrici, effetti, problematiche, criticità che si acuiscono soprattutto, e qui ci ricolleghiamo al tema del mezzogiorno, in quelle realtà che tradizionalmente sono in ritardo di sviluppo e di competitività, in quei territori che storicamente soffrono di ritardi infrastrutturali, ritardi di competitività, di investimenti, di occupazione, di opportunità sociali, penso alle reti di asili nido, alle reti scolastiche, alle reti sanitarie. È evidente che questa crisi, questa pandemia, rischia di far esplodere e di far emergere con ancora maggior forza le criticità e le distanze che ci sono tra i vari territori dell'Europa. E l'Europa poteva reagire a questa crisi, così come è accaduto nel 2008, mettendo in atto misure restrittive, misure di limitazione delle spese, degli investimenti dei bilanci, oppure poteva fare quello che in realtà ha fatto, a mio modo di vedere in modo molto corretto, aprire e sostenere gli stati, sostenere le economie per innanzitutto diciamo parare i colpi di questa crisi sanitaria, quindi consentire di affrontare l'emergenza sanitaria, ma accompagnare gli stati membri anche in un percorso di costruzione, ricostruzione e rilancio delle proprie economie e delle proprie società appena la pandemia sarà terminata. Le misure adottate in questi mesi sono misure, guardate, rivoluzionarie e straordinarie. Allora io credo che da qui bisogna partire per rilanciare il mercato unico, ma rilanciare il progetto politico stesso dell'Unione Europea, rilanciare l'integrazione stessa dell'Unione Europea, rilanciare un nuovo processo costituente dell'Unione che consenta di unire popoli e stati, come dice il trattato, e di unire in modo più solido e più sinergico economie ma anche società tra loro. È stato sospeso, sapete meglio di me, il patto di stabilità e crescita, era uno di quei tabù di cui si parlava da decenni sulla necessità dell'opportunità di riformare. E ora è stato sospeso per consentire agli Stati membri di investire anche al di là dei limiti, il famoso limite del 3% deficit PIL annuale. Sono state modificate le norme, come si ricordava prima, sugli aiuti di Stato per consentire, e la BEI è stata diciamo in prima linea da questo punto di vista, noi abbiamo audito più volte il vicepresidente Dario Scannapiego, italiano, nel sostenere gli Stati per aiutare le imprese ad avere liquidità in questa fase drammatica. E in Italia sono state adottate, grazie alla nuova normativa sui aiuti di Stato, misure di sostegno alla liquidità, garanzie in particolare per avere liquidità da parte delle imprese. Poi tre reti di protezione. Le reti di protezione, ricordate tutti quanti bene, appunto i 200 miliardi di euro mobilitati dalla BEI a sostegno delle piccole e medie imprese in particolare, il programma SURE di sostegno alla Cassa Integrazione Europea e la linea di credito pandemica sanitaria del MES da 240 miliardi. Ci si poteva fermare lì, grazie al lavoro, io dico siamo ovviamente tutti rappresentanti, tanto rappresentanti delle istituzioni europee, ma ovviamente italiani, anche grazie al lavoro del governo italiano, si è deciso insieme agli altri leader, i leader europei hanno deciso e hanno approvato nel famoso vertice del Consiglio del 17-21 luglio scorso, di fare un passo in avanti ulteriore, approvare un programma di sostegno che è definito, il cui titolo è molto evocativo e simbolico, è Next Generation EU, cioè di mettere in piedi un piano di risorse straordinarie che si affiancano a quelle del quadro finanziario pluriennale dei prossimi 7 anni, da 1.074 miliardi di euro circa, e mettendo in campo 750 miliardi di euro in modo completamente rivoluzionario rispetto a quello che era accaduto nei precedenti 70 anni di processo di integrazione europea. Cioè per la prima volta il Consiglio dà mandato alla Commissione europea di emettere Eurobond. Guardate, questo è un punto decisivo proprio in ottica anche di integrazione del mercato interno. Per la prima volta la Commissione, il programma SURE in realtà si fonda sostanzialmente sugli stessi principi, ma dà mandato alla Commissione di emettere Eurobond. Cioè la Commissione si mettono insieme i rischi di tutti gli Stati membri per dare liquidità e sostegno agli Stati per ricostruire le proprie economie, rilanciare la propria economia e rendere più resilienti proprie economie e proprie società. L'Italia in questo contesto è il primo paese beneficiario di queste risorse, avrà 209 miliardi di euro, che si compongono di risorse formate in parte da grants e in parte da loans, cioè in parte da sovvenzioni a fondo perduto, 82 miliardi per il nostro paese, e in parte da prestiti che andranno poi ovviamente restituiti al nostro paese, ne toccano 127 circa.
è un piano rivoluzionario, straordinario. Io ho sempre detto, l'Europa ha fatto la propria parte, ha fatto, ora tocca all'Italia, ora tocca al nostro paese mettere in campo i progetti di investimento ad alto potenziale, come li ha definiti il Premier Draghi prima di diventare Presidente del Consiglio qualche mese fa, e riforme strategiche, riforme strutturali che consentano al nostro paese di poter davvero competere con gli altri Stati europei. Guardate, io ho vissuto purtroppo con grande tensione emotiva, come tanti voi, il dispiacere per un paese che ha grandi potenzialità, e lo si vede stando dalla prospettiva osservatore europeo con grande forza, ma che non riesce a mettere a regime le proprie qualità, le proprie energie, le proprie competenze, e non riesce in tanti settori ad essere al passo con altri stati europei. Allora, questa è la grande sfida che abbiamo davanti. È vero, come veniva ricordato, questo in ottica di armonizzazione del mercato, ci sono dei requisiti, dei criteri da rispettare per poter accedere a queste risorse, che sono molto stringenti, e questi sono sì armonizzati, perché il primo è quello del 37% almeno delle risorse da investire nella transizione ambientale, la sostenibilità ambientale, almeno il 20% nella transizione digitale, e la restante parte delle risorse nella coesione sociale e territoriale, che poi racchiude il resto delle missioni ricordate prima. Allora, il nostro paese è una grande sfida, un'occasione unica per ricostruire l'Italia, per renderlo più moderno, più equo il nostro paese, più giusto e più competitivo. Il Mezzogiorno, in questo, per arrivare poi alla sua domanda, in questo quadro è ovviamente il territorio sul quale dovremmo essere in grado di investire in modo più intelligente rispetto al passato. I dati e i report della Corte dei Conti europea e della Corte dei Conti italiana, purtroppo, ci testimoniano che ancora fino all'ultimo ciclo di programmazione 14-20, al termine dello stesso, noi abbiamo speso non più del 38% delle risorse dei fondi strutturali europei, cioè quelle risorse delle politiche di coesione rivolte proprio al Mezzogiorno d'Italia. Allora, non possiamo più tollerare questi ritardi, sono ritardi che riguardano le procedure, la capacità di mettere a terra, come si dice, le risorse, la capacità di programmazione, di progettazione, ma anche di esecuzione e rendicontazione delle opere, veniva ricordato bene questo aspetto, e questo tema va affrontato con delle riforme anche importanti della pubblica amministrazione, delle procedure con le quali andremo a spendere le risorse, che devono essere procedure anche lì accelerate, straordinarie per quanto mi riguarda, perché altrimenti faremo fatica nel groviglio amministrativo, burocratico, istituzionale che caratterizza il nostro paese a spendere davvero queste risorse, a spenderle in modo efficace. Allora, la mia preoccupazione davvero è che non corriamo il rischio di perdere questa occasione unica, forse l'ultima che abbiamo davanti, per rilanciare il paese, per ridurre in particolare i gap di competitività tra alcune zone, perché quando si parla di coesione sociale e territoriale si parla di investimenti da rivolgere ovviamente in particolare al Mezzogiorno, che è l'area del nostro paese in maggiore ritardo di sviluppo, e io credo che lì dobbiamo investire nelle infrastrutture innanzitutto, cioè su progetti che creino una prospettiva di crescita strutturale in futuro, cioè non micro interventi a pioggia. Questo è il grande errore che dobbiamo evitare di commettere: no a micro interventi a pioggia, no a interventi slegati dai loro senza una visione di futuro. Si parlava di idrogeno, quando parliamo di sostenibilità ambientale, di interventi sulla transizione ambientale, dobbiamo creare dei grandi poli che consentono di guardare al futuro, sulle rinnovabili del futuro, su cosa vogliamo puntare. Ecco, quella è una decisione strategica che deciderà il futuro del paese nei prossimi anni. Nella scuola, nella formazione, nella ricerca bisognerà intervenire soprattutto nel Mezzogiorno, e poi nella sanità ovviamente, che è il grande tema del momento. Tutto questo ovviamente con un obiettivo di fondo per quanto riguarda il Mezzogiorno, che è la capacità di creare lavoro e occupazione nel pubblico, perché abbiamo un tasso di disoccupazione soprattutto giovanile e femminile, come sappiamo tutti bene, tra i più alti d'Europa, purtroppo nel Mezzogiorno in particolare. Allora dobbiamo fare un grande lavoro di inserimento di forze nuove, dinamiche, competenti nella pubblica amministrazione, e poi un lavoro di sostegno agli investimenti privati, perché senza gli investimenti privati è evidente che non si crea sviluppo e non si crea un'occupazione sostenibile, soprattutto nel Mezzogiorno. Insomma, le sfide sono tante. Quello che dobbiamo evitare di fare è fare una sorta di programma di piano nazionale che sia una sorta di svuota cassetti, e io credo che sarebbe un errore clamoroso, perché è vero che dobbiamo mettere in campo progetti immediatamente cantierabili, questo lo ricordava anche Dario Scannapiego qualche giorno fa in audizione alla Camera, questo è l'obiettivo,
È vero che non si può, lo dobbiamo ricordare, questa è un'occasione, poi chiudo, importante per ricordare questo, non si può fare il ponte sullo stretto di Messina, non possiamo programmare un'astronave per fare viaggi luna di miele su Marte, perché i programmi, i progetti vanno, le risorse vanno chieste entro il 2023 nel complesso, ma le spese vanno effettuate, quindi i progetti vanno essere conclusi nel 2026, quindi ci sono tempistiche molto molto ristrette. Dovremo presentare un cronoprogramma dettagliato alla Commissione e al Consiglio e sulla base della realizzazione delle milestones e targets, cioè degli obiettivi intermedi e finali, sono condizionate al raggiungimento di questi obiettivi anche i pagamenti e l'erogazione delle risorse, altrimenti non arriveranno le risorse all'Italia. Allora, bisogna chiarire questo, dobbiamo dare dimostrazione di essere all'altezza di questa sfida. È un'occasione unica, io spero davvero riusciremo a dare tutti come classe politica e istituzionale italiana un nostro contributo per disegnare il futuro di questo paese che ci possa dare un po' più di speranza. Molte grazie onorevole De Luca, anche della sua la passione che ho visto che ci mette. Adesso vorrei passare alla sua ex collega nazionale che è stata senatrice Anna Bonfrisco, adesso è dal mio punto di vista ha fatto carriera ed è arrivata a Bruxelles, perché, essendo noi un giornale di Bruxelles, e appunto lei rappresenta adesso, tra l'altro, il suo partito è tornato in maggioranza, quindi diciamo ha anche il suo ruolo nel Parlamento europeo, è diverso da quello che aveva solo fino a poche 10 giorni fa. E l'Italia, appunto, in questo recovery plan, come ricordava l'onorevole De Luca, è quella che ha preso più soldi di tutti. E quindi forse, non so, dovrebbe anche avere, immagino, un ruolo un po' di guida all'interno del Parlamento nei tanti atti che il Parlamento ha fatto e che dovrà fare. Cioè dovremmo avere uno sforzo propulsivo noi come italiani, avere una responsabilità in questo senso anche a livello di Parlamento europeo. Poi un tema che so che a lei è caro, più volte si è parlato, sia la dottoressa Pevesan sia De Luca ha accennato alla questione del genere, cioè che il piano di recovery plan deve anche aiutare a risolvere questo tipo di problemi, insomma a dare un impulso in questo senso. Vorrei far parlare lei, spero che riesca a essere abbastanza breve per poter fare, come sono stati gli altri, diciamo, non le voglio levare nulla, per poter fare almeno un secondo giro. Prego, onorevole Bonfrisco. Grazie, molto gentile. Beh, per brevità, De Luca ci ha battuti tutti, nel senso che, essendo l'unico uomo di questo panel oltre lei che ci ospita, si è preso tutto il tempo da uomo, ovviamente. È la forza dell'abitudine. Mentre invece ho apprezzato come il suo intervento, quello delle signore, no? delle responsabili di gangli vitali del dispiegamento di questo recovery plan e il suo recovery fund perché possa essere il più efficace possibile. E io ho molto apprezzato le parole della dottoressa Carparelli, che ha voluto mettere in evidenza il discrimine epocale di questa grande operazione, sulla quale io sono felice di aver contribuito e di essere protagonista in Parlamento europeo di una posizione diversa da parte della Lega rispetto al Recovery Fund e al suo regolamento, che pure ha criticità che non ci convincono tanto, dottoressa Carparelli, ma che speriamo di poter migliorare. Ma nessuno può negare il fatto storico della condivisione di un debito, certo, scatenato da un evento che nessuno poteva prevedere e che invece si è abbattuto sull'intero pianeta. Poi come, perché, dove, quando, beh, insomma, lo vedremo dopo, intanto affrontiamo cos'è ciò che è accaduto. E quindi io sono qui per apprezzare anche il dato che di tutta questa grande operazione l'Italia beneficia del 30% di questi fondi e non siamo il 30% dell'economia europea, ma vuol dire che il primo paese che ha dovuto fare i conti e che ha anche un po' insegnato gli altri, no?
ad affrontare questo tema è stato trattato con tutto il riguardo e il rispetto che meritava, essendo una delle economie comunque più rilevanti. Noi siamo ancora la seconda manifattura d'Europa dietro la Germania, e io vorrei che questo non lo dimenticassimo mai, perché ancora forse il fondamentale più importante tra quelli che distinguono e caratterizzano l'economia italiana, che ci fa essere il forte paese che siamo. E questo ha molto a che fare col tema che affrontiamo, anche con le parole che utilizziamo, che hanno tutta la loro portata culturale e di previsione futura, quando parliamo di transizione ecologica. È una transizione della quale comprendiamo tutti l'esigenza e la necessità, ma che ha diversi gradi di adesione, fino a quando non è o non sarà chiaro come attraverso quella transizione noi potremmo avere, al posto di un'economia reale fatta di produzione industriale e di alta produttività italiana, perché i numeri sulla produttività oltre che sulla produzione ci raccontano ancora di un paese tra i primi al mondo per produttività industriale e con competitor che sono giganti, dagli Stati Uniti alla Germania, dalla Corea al Giappone. Noi dobbiamo essere ben consapevoli che la nostra economia è una vecchia economia che ha bisogno, sì, di intraprendere un percorso di transizione verso modelli nuovi di produzione che tengano conto appunto dei mutamenti e dei pericoli a cui va incontro il nostro pianeta, uno tra tutti il cambiamento climatico, ma non c'è solo quello, perché la pandemia mette anche in evidenza altri elementi della nostra convivenza con altri sul pianeta, dalle grandi aree verdi che sono il polmone del pianeta, agli animali, ad esempio. Queste riflessioni sono generali e valgono per tutti, ma per noi vale in particolare poter riuscire a appropriarci e a rendere chiaro a tutti che in fondo al percorso della transizione ecologica, ambientale, verde, c'è il medesimo benessere garantito dalla vecchia industria e da ciò che noi ereditiamo. Perché se non fosse così, allora avrebbe ragione la signora ministro dell'industria polacca che faceva notare giustamente: noi siamo uno dei paesi che più avrà bisogno di aiuto verso quella transizione, avendo un'economia basata su un'energia tutta legata al carbone, ma vi prego, noi non possiamo diventare il museo dell'archeologia industriale europea. Ecco, questo nessuno di noi, questo rischio nessuno di noi deve correrlo. Noi dobbiamo dimostrare, numeri alla mano, che nell'accompagnare attraverso la transizione verso un nuovo modello di produzione che cambierà i criteri della produzione industriale, noi riusciremo a garantire e a migliorare il benessere di questa Europa. E ci vengono in aiuto alcune indicazioni forti che l'Europa ha dato, che sono le 6 catene del valore strategiche, già individuate. Da voi avete già molto citato, Laura Piovesan lo ha fatto, perché poi lei è lì in trincea, no? A finanziare e a sostenere proprio questo tipo di iniziative, che però, come ho visto nell'ultima relazione della Banca Europea degli Investimenti, che di recente abbiamo affrontato in commissione bilancio, non può tagliare i ponti col passato per abbracciare un futuro che è ancora quanto mai incerto. Io mi aspetto dalla BEI, soprattutto da Dario Scannapieco, che ha questa visione, che unisce questa visione industriale e finanziaria così importante e così tutta italiana, mi aspetto che continuino a essere sostenute finanziariamente catene del valore e investimenti nelle infrastrutture strategiche, che per molta parte dell'Europa e anche del nostro paese, De Luca lo ha ricordato bene prima, ancora non ci sono. E noi non possiamo saltare dal piccione viaggiatore al digitale esasperato. Noi abbiamo bisogno di anche lì di una transizione.
C'è una transizione sul digitale che dobbiamo poter accompagnare con infrastrutture. Sì, la banda larga, il 6G, perché ormai il 5G appartiene già al passato. È sul 6G che l'Europa potrà giocare forse la sua grande partita di autonomia strategica. Se per autonomia intendiamo che cosa? Essere noi produttori di tutte quelle componenti, come la Germania sta ben comprendendo, di quelle componenti che sulla partita del digitale ci consentano di essere autonomi, di non dover andare a rincorrere le mascherine come abbiamo fatto o rincorrere i vaccini come stiamo facendo. E non stiamo facendo una grande figura sui vaccini come Europa rispetto al resto del mondo. Cosa abbiamo sbagliato, cosa dobbiamo migliorare? È tutto da vedere e io non ho né bacchette magiche e né soluzioni miracolistiche, però qualcosa non ha funzionato, questo è sicuro. Dalle mascherine, non solo perché dovevamo chiederle in ginocchio ai cinesi, e tutti sanno qual è la mia posizione rispetto ai cinesi, ma perché persino su quei dispositivi medici che non dovevamo consentire che altri diventassero più bravi di noi, e persino su quelli noi ci siamo trovati in grande difficoltà. Allora, io so che quell'autonomia vuol dire essere capaci di riappropriarci anche di una produzione industriale che ci ha fatto un po' comodo delegare tutta alla Cina, quella fabbrica del mondo, no? Dove per condizioni migliori, per i crismi della globalizzazione, era più semplice che là si producesse. Oggi invece noi dobbiamo poter produrre, tornare a produrre nel nostro paese. Lo vogliamo fare, lo dobbiamo fare guardando a una sostenibilità che ci è cara e che tutti condividiamo, ma che non può sacrificare i fondamentali. E allora su quelle sei catene del valore noi dobbiamo essere interoperabili con altri paesi. L'Europa non si salva perché si salva un paese o se ne salvano due o tre, o si salva tutta o non si salva. Soprattutto verso quella competizione, chiamiamola così, geopolitica, che proprio in questi anni è così tanto cambiata. E noi oggi ci troviamo di fronte a un Mediterraneo che non è più il Mediterraneo di qualche anno fa. Per una serie di fattori è diventato una fonte di grande preoccupazione, di grande minaccia anche per l'Europa e di grande opportunità. E io sono per giocare la partita delle opportunità. E ora io sogno un recovery fund tutto concentrato sulla ricerca, sull'innovazione, la ricerca, perché questo serve alle imprese, ma soprattutto questo serve alla cultura del nostro paese. E quindi sulla connessione dei veicoli, l'interoperabilità, intanto dobbiamo farla a casa nostra, in un sistema che vede l'economia del Mediterraneo come devo chiederle onorevole di grandi, dire, se no non ce la sì, facciamo le chiudo subito, di uno dei grandi motori driver dell'economia del futuro, e sulla cyber security, perché abbiamo un problema insieme di sviluppo del digitale, le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese, ma anche di sicurezza del digitale, di sicurezza dei dati. E su quei dati noi dobbiamo fondare una gran parte della nostra economia, non solo quella privata, quella pubblica. Quei dati sono una fonte di ricchezza, sono il petrolio di domani. Beh, gli stati devono poterla annoverare tra i propri patrimoni. Grazie. Ok, la ringrazio molto. Anche lei ha messo un sacco di carne al fuoco. Stanno arrivando però domande dal nostro pubblico che vorrei girare. Questa forse è la prima per Carparelli o Piovesan. C'è Stefano Paterna che chiede: l'armonizzazione dei recovery plan nazionali potrebbe indurre indirettamente anche l'omogenizzazione delle politiche fiscali dei vari paesi, con il superamento di vari regimi di favore, tra i quali c'è quello dell'Olanda? Questo forse... Antonio, è il microfono. Dovresti attivare il microfono. No, non è attivato. Non c'è, Antonio, scusa. Non... Il tuo microfono non va. Ok, vediamo ora. Adesso sì. Grazie. Perfetto. No, anch'io non ho colto l'ultima parte di domanda. Dunque, potrebbe portare all'armonizzazione delle politiche fiscali e
con il superamento dei vari regimi di favore, tra i quali c'è quello dell'Olanda, diciamo, questa è un'opinione. Allora, è un lungo percorso quello, diciamo che abbiamo tutti riconosciuto il grande salto in avanti che rappresenta la Next Generation EU sul piano della tassazione, dell'armonizzazione dei regimi fiscali. Non siamo ancora così avanti. È sperabile che io penso che un fattore fondamentale sarà la fiducia che questo piano riesce a stabilire tra i paesi, perché molte delle ragioni per cui non si fa fatica a mettere in comune pezzi di legislazione, a, come dire, trasferire competenze a livello europeo, è proprio un senso di sfiducia tra i paesi. Se, come ci auguriamo, questo piano, questo grande piano di ricostruzione riesce a migliorare la convergenza tra le economie europee, è possibile che alcuni nodi vengano risolti. C'è su un piano più concreto c'è un impegno grosso che ha accompagnato Next Generation EU e il Recovery Plan, il dispositivo di, come si chiama correttamente, di resilienza e per la ripresa, ed è l'impegno a definire risorse proprie europee, il che significa che ci sarà, ora non è ancora chiaro perché è tutto da così definire nei dettagli, ma questo è in embrione un principio di messa in comune della dimensione fiscale, e su questo sicuramente si faranno dei passi avanti. Grazie Antonia. È arrivata una domanda che riprende alcuni punti che sono stati posti. Che riguarda, dice, senza un impegno senza una giusta formazione della pubblica amministrazione a spendere, a gestire i programmi europei, il Recovery Plan non funzionerà mai in Italia. Non so, dottoressa Piovesan, lei ha trovato ostacoli di questo tipo nel vostro agire finanziamenti? Sì, grazie. Effettivamente è un'opportunità per dare anche degli esempi concreti di come dei sistemi di governance e di gestione per l'allocazione dei fondi possono funzionare in pratica, no? Ad esempio, facciamo un esempio pratico. La BEI ha finanziato già dal 2019 il piano per l'edilizia scolastica, in cooperazione anche con Cassa Depositi e Prestiti. Questo ha significato sostenere degli investimenti in quasi 9.000 cantieri in giro per tutta l'Italia, per un investimento complessivo di più di 5 miliardi. Quindi come si fa a gestire un processo così complesso e così diciamo frammentato? Abbiamo messo in piedi insieme al MIUR un sistema di monitoraggio nazionale. In questo modo si seguiva costantemente l'andamento dei cantieri e mano a mano che i cantieri procedevano venivano erogate le risorse. Con questo sistema di monitoraggio è stato possibile poi velocizzare i controlli, rendere possibili i pagamenti, ma anche seguire le necessità sul campo e adattare il piano a quelle che erano le necessità, anche con sopralluoghi tecnici mirati in modo di compionamento. Quindi sì, ci sono queste barriere, diciamo, no, che vengono dal coordinamento delle varie amministrazioni pubbliche dei vari livelli, tra varie regioni, tra regioni e Stato, tra municipalità e regioni, ma ci sono anche dei modelli a cui possiamo ispirarci per una veloce implementazione e anche una veloce erogazione dei fondi e messa a buon uso di questi fondi. Ecco. Grazie. E qui arrivano sempre più domande, adesso le metto insieme, che sono abbastanza politiche, abbiamo meno di 6 minuti. Molte persone insistono sulla questione del debito condiviso. Che cosa impedisce all'Unione oggettivamente di arrivare a un debito condiviso? Ora, a parte che si è iniziato a farlo, perché il recovery è stato citato, l'Italia ieri ha convertito
le norme necessarie perché la Commissione possa iniziare a indebitarsi. Ecco, onorevole De Luca, lei cosa ne pensa della questa questione del questo debito europeo che ci segue da anni, verso il quale è stato fatto in effetti qualche passo? Ieri in Germania si sono spaccati, hanno iniziato la campagna elettorale SPD e CDU proprio sul tema del debito condiviso. È una cosa alla quale si potrà arrivare in termini più generali, oppure questo episodio del recovery è stato un episodio che resterà lì da solo? Sì, guardi, vabbè, lei mi raccomando in 2 minuti, eh? Sì, è un tema molto molto complesso, ma di grande attualità e di prospettiva. L'ha ricordato il commissario Gentiloni qualche settimana fa, ma l'esperienza del Next Generation EU è un'esperienza che è ovviamente un unicum ad oggi, ma come tutte le cose, diciamo, transitorie, come le prime volte in Europa, può e potrebbe essere replicabile se i risultati sono positivi. Questo almeno è la mia idea e credo anche una prospettiva di ragionamento ragionevole e seria per il futuro. Qui non stiamo chiedendo di condividere, almeno finora, è evidente che il discorso sarebbe molto più ampio e richiederebbe probabilmente una revisione anche dei trattati, non escluso si potrà arrivare nei prossimi decenni, però noi oggi non stiamo chiedendo la condivisione del debito passato degli Stati membri, stiamo chiedendo però di mettere insieme i rischi e gli investimenti per, diciamo, le prospettive di interventi futuri per ricostruire e rilanciare l'Europa. Ecco, Next Generation è questo, per la prima volta l'Europa emette degli Eurobond, ne parlavamo da decenni, è un passo importante. Il prossimo passo in materia di politica fiscale e di bilancio è quello di realizzare un bilancio comune dell'Eurozona, almeno questo è il primo obiettivo cui stiamo lavorando e come Italia lavoreremo come democratici. Poi si avrà la necessità, e questo riprendo però con un po' più di nettezza le parole della relatrice che mi ha preceduto, necessariamente ad un'armonizzazione fiscale anche sulla fiscalità diretta che riguarda l'imposta sulle società. Ci sono dei progetti che conosciamo tutti quanti bene, una base imponibile consolidata comune sulle società. Io credo che sia corretto che in un mercato unico comune si arrivi a breve, quanto prima, ad una fiscalità armonizzata anche sulla tassazione delle imprese. Il dumping fiscale cui assistiamo ancora oggi, purtroppo in Europa, lo dico da europeista convinto, e il dumping sociale che ancora oggi assistiamo in Europa non è più tollerabile e ammissibile, a maggior ragione se stiamo lavorando come stiamo facendo per ricostruire e rilanciare il progetto integrazione europea attraverso risorse e politiche di bilancio condivise. Quindi il mio auspicio è che si possa arrivare a riformare anche questi aspetti che ancora oggi sono insoddisfacenti a mio modo di vedere. Allora, onorevole Bonfrisco, a lei la conclusione di fatto in un minuto. su questa questione del debito, lei che sta a Bruxelles, che vede i suoi colleghi di altri paesi ogni giorno, come la vede? Il microfono, manca il microfono. Chiedo scusa, l'abbiamo detto prima, è un primo passo di un rafforzamento e di un consolidamento del percorso dell'Unione Europea, non c'è dubbio. Ma io non sarei così ottimista nel vedere poi il percorso muoversi anche sui fondamentali di questa Unione, quelli economico-finanziari. L'Europa è stata costretta a fare questo tipo di scelta, perché non l'avesse fatta l'Europa nel suo insieme, date le condizioni dei mercati finanziari attuali, ogni Stato membro sarebbe andato sul mercato e si sarebbe fatto il suo debito. E quindi l'Europa ha capito per tempo che era meglio organizzare un sistema condiviso. E quindi noi comunque apprezziamo la scelta, ci riteniamo rappresentati dalla bellissima definizione di Mario Draghi, che parlando di sovranità dell'Unione Europea l'ha definita come la sovranità degli stati sovrani, e quindi l'unione di stati sovrani che possono fare scelte anche diverse, ma in virtù di un grande disegno politico che deve essere utile alle popolazioni, ai popoli, come si dice, prima ancora che ai sistemi finanziari o ai sistemi magari di altre aree del mondo
che guardano invece a noi come un interessante mercato e niente di più, devono soddisfare la domanda di una generazione futura di europei che con questo primo passo potranno avere un domani un sistema politico, economico, finanziario più forte che li protegge e li tutela. Oggi non è così. Oggi però questo primo passaggio sul debito, beh, fa ben sperare, si può ragionare meglio di come mettere a sistema e insieme e nell'Unione anche altri tipi di armonizzazione. L'Europa finora è sopravvissuta con un dumping fiscale che ha fatto odiare l'Europa a tanti popoli, compreso quello italiano. Ma noi vogliamo continuare a credere che con miglioramenti, con correzioni, l'Europa possa tornare rapidamente ad essere vissuta solo ed esclusivamente come un'opportunità e quindi un fattore positivo. Grazie. Grazie. Onorevole Francisco, mi piace un messaggio di speranza finale. Vi do i risultati del sondaggio che abbiamo lanciato, ma che mi sono tenuto per non interrompervi, che danno un atteggiamento molto positivo da parte del nostro pubblico. La domanda era se si riusciranno a realizzare dei progetti transfrontalieri con il Recovery Fund o prevarrà un egoismo degli Stati. Per il 58% ci si riuscirà e solo un 10% dice di no e un 31% invece sul non so. Quindi diciamo da parte dei nostri ascoltatori c'è un certo ottimismo. Ora con soltanto un paio di minuti di ritardo chiudiamo il nostro evento di oggi, che sarebbe potuto durare un altro paio d'ore tranquillamente. Ringrazio l'onorevole Bonfrisco, l'onorevole De Luca, la dottoressa Piovesana, la dottoressa Carparelli, la quale ha precisato, ma poi De Luca l'ha detto anche lui, che la condivisione del debito passato è un discorso e la condivisione del debito futuro è un altro, ma l'onorevole De Luca ha colto la cosa e l'ha spiegato anche lui. Ringrazio tutti gli ascoltatori, ringrazio tutti i tecnici di EUNews che ci hanno aiutato, Antonella Dente, il nostro CEO Stefano Di Persio, e do appuntamento al prossimo evento. Buona serata a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.